Vangelo di domenica 3 settembre 2023. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Il brano di questa domenica ci racconta di un Gesù che decisamente è consapevole del fatto che a Gerusalemme finirà male. Capisce che la sua predicazione, il suo modo di relazionarsi con le persone, i suoi segni, i suoi miracoli, insomma tutto quello che ha costituito la sua vita, di quei, pensiamo, 3 anni, sarà rifiutato, stava creando cioè un'ondata di reazione da parte delle autorità religiose del tempo, e lo dice ai suoi discepoli per prepararli a questa fine brutta, a questo esito infelice del suo percorso. E i discepoli, come ben si vede dalla reazione di Pietro, non capiscono e non vogliono capire, non accettano la croce, non accettano la disfatta. Ecco, il Signore dice a Pietro, che gli dice: «Per carità, Signore, tutto questo non succederà mai, va dietro a me, Satana, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Va dietro a me vuol dire riprendi il tuo posto di discepolo. Tu hai messo la freccia e sei passato avanti, cioè vuoi decidere tu la strada. Ma la strada la decide solo il maestro, il discepolo, e questo naturalmente vale per ciascuno di noi, deve stare al suo posto, cioè seguire. Questo è il suo verbo, il verbo del discepolo nel Vangelo, seguire il maestro, è lui che decide la strada. E questa strada è una strada faticosa, perché è una strada di dono. La strada del maestro è la strada del dono di se stesso fino alla fine, fino all'ultima goccia di sangue, diremmo. Ecco, e allora dice Gesù: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, che vuol dire smetta di pensare a se stesso come il centro di tutto, prenda la sua croce e mi segua. Troppo spesso questa croce cristiana è stata scambiata come una rassegnata accettazione dei dolori e delle sventure della vita, ma i dolori e le sventure della vita ce l'hanno tutti, non solo i cristiani, fanno parte della vita. Certo, la croce cristiana è anche vivere con Gesù queste cose, ma qual è lo specifico del discepolo? Perché Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, se qualcuno mi vuole seguire, qual è la croce? La croce è vivere il Vangelo, è la fatica di amare, di donare, di servire senza chiedere nulla in cambio, come Gesù, è la fatica di perdonare, come ha fatto Gesù, è la fatica di stare con gli ultimi, insomma è la fatica di vivere come Lui, è la fatica di imparare un amore
pronto a consegnarsi senza chiedere nulla in cambio. Un amore, diceva Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, che è disposto a donare finché fa male. Questa è la croce cristiana, è la fatica del Vangelo vissuto ogni giorno nella fedeltà quotidiana e nell'impegno del dono. Allora, questo è perdere la vita, in un certo senso, non è solo il martire che viene ucciso per il Vangelo, ma è anche colui che ogni giorno è la mamma che sta accanto al suo figlio disabile, è il lavoratore che cerca di essere onesto in tutte le sue cose, è il vicino di casa che va a dare una mano alla persona anziana o malata che ha vicino a sé, insomma quella piccola ma anche grande fedeltà che vuol dire perdere la vita nel dono. Con questa croce, insieme a Gesù, troviamo la salvezza, la pienezza della gioia.